Alzi la mano chi non ha mai pensato a come sarebbe andata a finire se Mario Somma, dopo aver vinto campionato e Supercoppa, fosse rimasto all'Arezzo. Perché il vero interrogativo della storia recente è proprio questo. Quale futuro sarebbe venuto fuori con Somma ancora in panchina, con il 4-2-3-1 colorato ancora da Maranto e con quella continuità tecnica sempre invocata e mai raggiunta finalmente realtà? Il dubbio atroce che alberga nel cuore dei tifosi aretini e forse anche in quello di Mario Somma è che se alla festa per la promozione in Serie B ne fosse seguita un'altra per il prolungamento di contratto dell'allenatore, magari le cose sarebbero andate diversamente e chissà, magari ci sarebbe stato modo di conquistare anche la Serie A, un'impresa mai riuscita in oltre 90 anni di storia. Sono solo ipotesi nel calcio, come è noto la riprova non esiste. Di sicuro c'è solo che Mario Somma, condottiero di una squadra vincente, e Vittorio Fioretti, architetto di quella squadra, non erano su posizioni allineate. E Piero Mancini, il presidente, a un certo punto dovette scegliere e scelse Fioretti. Somma traslocò a Empoli e la Serie A se la conquistò proprio lì. Ma la storia dell'allenatore più osannato dell'ultimo decennio e quella dell'Arezzo, alla fine, sono scorse via all'insegna delle aspettative deluse e del rimpianto. Somma ha guidato anche Brescia, Piacenza, Mantova, Triestina, Cosenza e Grosseto, ma le gioie del 2004 non le ha più provate. L'Arezzo addirittura è sprofondato in Lega Pro, poi in Serie D e una giornata come quel 25 aprile non l'ha più vissuta. Somma, il comunale c'è tornato solo da avversario, con l'Empoli in notturna, pochi mesi dal trionfo, e con il Brescia sotto la pioggia, quando ormai il tempo aveva fatto evaporare anche le emozioni. E allora, se fosse stata inventata la macchina del tempo, si dovrebbe riavvolgere il nastro e tornare indietro di un decennio, rimettere Somma, Fioretti e Mancini intorno a un tavolo e spingerli a prendere la decisione giusta, anziché andare incontro a una irrimediabile occasione persa.